chiamo Lorenzo Scaraggi e sono un viaggiatore. A bordo del Vostok 100K, il mio vecchio camper, sono sempre andato fuori rotta alla ricerca di storie, di luoghi e persone da raccontare nei miei video. Ora ho parcheggiato il Vostok a bordo strada e zaino in spalla ho percorso i cammini di Puglia. Puglia Fuori Rotta Cammin Edition è il racconto di tappe, curiosità e territori percorsi alla velocità dei miei passi. Puglia Fuori Rotta Cammin Edition ci ha portato per parecchi chilometri lungo la via Francigena. Ma cosa c'era prima della via Francigena? Qualcuno risponderà alla via Traiana, e prima ancora, prima c'erano delle altre strade. Lungo queste strade ci sono stati uomini che hanno vissuto, hanno viaggiato e sono morti, lasciando il segno del proprio passaggio. Queste testimonianze le troviamo anche qui, Fondazione De Palo Ungaro, Museo Archeologico a Bitonto, dove i reperti rinvenuti in parecchie tombe sono esposti. Sono con il professor Nicola Pice, direttore del museo. Professore, queste città dei vivi, queste città dei morti che combaciavano, queste strade che hanno visto migliaia di uomini vivere nel corso dei secoli qui, che hanno lasciato il loro segno. Come giustamente dici tu, Bitonto, città importante del tempo Peuceta, e quindi città che ha vissuto nei secoli VI, V, IV una grande floridezza economica, quindi una ricchezza che è possibile anche ritrovare nei tanti reperti che sono esposti in queste sale e che riconducono proprio ai secoli indicati. Proprio perché non c'era il cosiddetto confine tra città dei vivi e città dei morti, era tipico della società Peuceta questa contiguità di città dei vivi e città dei morti, non avendo ancora i peuceti l'idea della città abitata. Loro abitavano per villaggi sparsi, per pagi, per luci disseminati nel territorio. Avviene questo avvio di costruzione della città quando i romani si affacciano proprio in territorio peuceta, e a cominciare dal 303, quando c'è la conquista di Silvi, cioè l'odierna Gravina, sì. E a quel punto anche in territorio peuceta comincia l'avventura della costruzione della città. Cominciano a sorgere sulle alture i nuclei abitati che saranno il punto di partenza dell'oppidum romano che si andrà a costruire successivamente. Bisognerà poi aspettare l'età medievale per avere, diciamo, una espansione ulteriore. Con i Normanni si recupera, diciamo, la vitalità del territorio e si ha una nuova espansione, quindi anche una costruzione di nuovi luoghi. Parlo di chiesa di San Leucio, di San Paolo, certo. E comunque parlo soprattutto della cattedrale, che è naturalmente un tempo nuovo rispetto ai tempi precedenti. Dunque, un viaggio nello spazio e nel tempo. Andiamo a vedere le grafiche di questa tappa che ci porterà da Bitonto verso Bari. Grazie, professore. Grazie a voi. Lascio Bitonto alle mie spalle e prendo la strada per Bari. Non sto nella pelle, mi sembra di avere le ali ai piedi. Stasera mi riposerò e domani andrò a incontrare la bella città, la città del mare, la città dei vicoli, delle chiese, della basilica e della cattedrale, la città dell'accoglienza. Domani andrò a incontrare la città di San Nicola, la bella Bari. Per la prima volta la visiterò con occhi diversi, con occhi di pellegrino. Ad accogliermi al mio arrivo c'è Angelo Attolico, che è il responsabile per la rete portante del Consiglio d'Europa della Via Francigena, qui nel Sud Italia. Ma soprattutto Angelo è un barese doc. Qui sei a casa tua, Angelo. Assolutamente sì, e non potevo che accoglierti a casa mia. E Bari è una città che affonda le sue radici proprio nel Medioevo.
È proprio nel periodo in cui nasce la Via Francigena nel senso stretto, in età normanna. È stata una città centralissima per tutta l'epoca bizantina, era la sede del Catapanato, era come se fosse la capitale del Sud Italia per tanto tempo. E poi nel 1071 viene conquistata da Roberto il Guiscardo, cioè dai Normanni. E da questo momento in poi succedono delle cose importanti, perché i Normanni sono una classe dirigente scaltra, intelligente, e Bari non è mai stata una città di grandi santi. Noi siamo mercanti, siamo commercianti, siamo levantini. Avete tra l'altro rubato le ossa di San Nicola e questo la dice lunga. Esattamente, ma non solo di San Nicola, anche di San Sabino. Il punto era proprio quello, Bari non aveva un santo internazionale e il pellegrinaggio in quel momento significava avere una centralità nel Mediterraneo e avere anche i soldi derivanti dal pellegrinaggio. E così nel 1087 Bari va, diciamo, in via, diciamo, dei marinai, in realtà la storia agiografica è un'altra, ma la verità in realtà in fondo è questa, ruba le ossa di San Nicola che vengono appunto riportate nella città pugliese. Si inizia quindi a ristrutturare quello che era il palazzo del potere bizantino e si trasforma nella Basilica di San Nicola. Da questo momento Bari diventa una sede di pellegrinaggio internazionale, ma di grande importanza, tanto che noi sappiamo che a distanza di pochi anni venne chiamata dai pellegrini che venivano anche dal Portogallo, da altre parti d'Europa, Portus Sancti Nicolai. Ma non è finita qui. Tutti sappiamo che cosa sono le crociate e il papa che indice la crociata, Clément Ferrand, è papa Urbano II. Nel 1095. Immaginate che proprio lo stesso papa, a distanza veramente di pochi anni, nel 1098, indice un concilio proprio a Bari. E tenete conto sempre anche della cronologia che nel 1099, quindi l'anno dopo, viene presa Gerusalemme. Quindi vedete come Bari è proprio all'interno di tutto quello che succede nel Mediterraneo. Il cuore del Mediterraneo in quel momento. Quindi è normale che per la Via Francigena che cos'era? Era la strada che veniva percorsa dalle persone del nord Europa per arrivare ai ponti d'imbarco della Terra Santa. E Bari era uno di questi. Poi c'è Brindisi, c'è Otranto, ma Bari è un punto di riferimento per la presenza di San Nicola, ma perché qui c'è la classe dirigente e qui la classe dirigente progetta il futuro. Quindi chi arriva attraverso la Via Francigena a Bari non può che sentire l'odore di Gerusalemme. Assolutamente, infatti io ci ho tenuto a incontrarti prima di visitare, io visiterò Bari domattina con un'amica, ma ci tenevo ad avere, ecco, da te questo quadro storico iniziale, perché credo che per un camminatore che si muove sulla Via Francigena questo sia l'approccio migliore, ecco, per conoscere Bari. Ma c'è un altro approccio altrettanto tradizionale qui a Bari. Siamo al tramonto, andiamo a bere qualcosa di fresco? Assolutamente sì, fa caldo. Offri tu, eh? Assolutamente. Ok, grazie. E dunque il modo migliore per conoscere Bari è questo: fermarsi un attimo, riposarsi, prendersi mezza giornata e godersi Bari al mattino, al suo risveglio. Sono le 8:30. Perché Bari è una città di accoglienza, è un luogo di arrivo, è un luogo di partenza, è un centro storico, quello di Bari, molto molto dinamico, che è difficile raccontare in maniera didascalica. Ecco perché io ho preso un appuntamento con una mia amica, Giovanna, che fa la guida qui a Bari. Buongiorno. Ciao, Giovanna, ben arrivato. Che vive a Bari da tanti anni, sì, e che proverà a raccontarmi in pochi minuti lo spirito di Bari, lo spirito del centro storico, lo spirito dei baresi, questa accoglienza secolare che scorre nel sangue, nelle vene dei baresi. E appuntamento qui davanti alla Basilica di San Nicola. Partiamo da lui perché ha determinato questa città, la storia di questa città. San Nicola è amato tantissimo da questa città, è amato tantissimo dai cristiani cattolici e dagli ortodossi. In qualche modo lui ci permette ancora di più di rendere Bari una cerniera tra Occidente e Oriente. Di qui partiamo per il nostro giro per il centro storico? Assolutamente sì. Ma questo spirito di accoglienza in che cosa si esplica, oltre alla poesia dei vicoli del centro storico?
Noi quando veniamo qui con i nostri ospiti siamo abituati a passeggiare appunto per questo dedalo di stradine ed è facile incontrare le signore di Bari Vecchia che accolgono gli ospiti all'interno delle loro case. Un'usanza che è ancestrale nel cuore e nello spirito dei baresi, ma perché sono un popolo di mare, quindi sono abituati ad accogliere. E questa è la chiesa di San Marco dei Veneziani. Si dice essere una delle chiese proprio più antiche del centro storico. Al centro del rosone ovviamente il leone alato, che è il simbolo della Serenissima, quindi comunque una facciata molto, molto semplice, pura ed essenziale. Dove altro dovremmo passare? Qui farei un passaggio alla chiesa di San Giovanni Crisostomo, che è utilizzata dagli ortodossi, è una chiesa ortodossa. E ancora una volta ci parla proprio di questo legame che abbiamo con l'altra parte proprio del Mediterraneo e quindi questa città che è un ponte, che è una cerniera ed è un luogo di incontro di culture differenti. Bari ricorda Gerusalemme, un po' ricorda Istanbul con il vociare delle persone, i bambini, la vita che si anima per i suoi vicoli di pietra e di umanità sin dal primo mattino. In tutto questo via vai di genti diverse non poteva mancare a Bari la storia d'amore, il Romeo e Giulietta del centro storico di Bari. Questi due ragazzi innamoratissimi ma osteggiati dalla famiglia di lei. C'è lo zampino di San Nicola. San Nicola appare e fa un miracolo. Fa comparire l'arco nel giro di una notte affinché i due innamorati possano incontrarsi. E poi alle prime luci dell'alba questo arco scompariva. Ed è Arco dei Meravigli o Arco della Meraviglia. Siamo arrivati a Piazza Odegitria, lì dove c'è questa cattedrale, quindi sede vescovile, dedicata a San Sabino. Questa cattedrale è un gioiello perché racchiude in sé tante anche presenze archeologiche. Cattedrale in stile romanico pugliese, costruita e ricostruita tante volte nel corso degli anni. E la piazza è dedicata alla Madonna dell'Odegitria, che è colei che indica la via giusta, perché questa Madonna ha in braccio il bambino e con la mano destra indica il bambino, indica la via giusta da seguire. E dunque, in questa commistione di sacro e profano, questo è quello che vi consiglio: arrivare a Bari e lasciare che le strade vi portino da qualche parte. Alla prossima puntata. Ciao!